so da dove vengo. Sì. Adesso stanno con noi. Gloria a Dio. Cantiamo un altro cantico, cari, che siamo già in diretta. Vogliamo salutare tutti. Numero 26. Alleluia. Dio, facciamo un po' fatica perché l'aria è poca, ma diamo gloria a Dio con tutto il cuore. Cantiamo un altro cantico. Fratello François, prendi il microfono e ci dai una mano a cantare. Alleluia. Un altro cantico, poi... Alleluia, Jesus. Prego. 81. Perfetto. Dio confia.
vogliamo ringraziarti, Signore, questa mattina per il privilegio che ci dai di stare ancora insieme in comunione, mentre viviamo un tempo molto difficile. Sappiamo che tu sei il Signore delle tempeste. Tu in mezzo alla tempesta ci sei e non ci lasci solo, non ci abbandoni. Ti ringraziamo per questo. Voglia tu benedire ciascuno di noi stamattina, quanti non possono venire o quanti verranno fra un pochino. Vogliamo insieme unirci nello stesso spirito per benedirti, lodarti con tutto il cuore. Possa il tuo Spirito Santo scendere nella nostra vita. Amen. Anche per mezzo della tua parola vogliamo un cibo meraviglioso, Signore. Manda dal cielo la manna per ciascuno di noi. Benedici gli ammalati, benedici quanti sono in difficoltà e svariati problemi, benedici quanti ci seguono e stai con noi stamattina. Stai con noi, Signore, stai in dolce compagnia con noi. Ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Un altro cantico. 76. Alleluia. Gloria a Dio. Come il mare è il suo amore, più che te, nero il suo cuore. Benedetto sia il nome del Signore, ringraziamo il Signore, gloria a Dio. Nostro amico fedele, amen. Quando noi siamo infedeli, è scritto, lui rimane fedele. Incredibile, ma è così. Incomprensibile, ma è così. Dio rimane fedele a se stesso, anche quando non meritiamo quasi nulla, direi, ecco. Ringraziamo il Dio per questo. Cantiamo un altro cantico, poi 47. Sì. Gloria a Dio. Il mio rifugio sei, il mio rifugio sei, tu mi preserverai dal male.
temerò, avrò pace in te. Il mio rifugio sei, il mio rifugio sei, tu mi cercherai dal male, mi circonderai, lo so, con canti di libertà. Se un giorno temerò, avrò pace in te. Alleluia. Gloria a Gesù, grazie Signore. Amen. Qualcuno che vuole pregare? Una preghiera per dare gloria al Signore, per ringraziarlo, coraggio. Grazie Signore Gesù. Gloria a Dio. Volevo ringraziare col 55, quello che sento nel cuore è questo. Cantico 55. Sì. Alleluia. Gloria a Dio. Alzate con il cuore piegato, ti lode e ti adoro, ti ringrazio Signore, ti ringrazio Signore, ti ringrazio Signore, ti lode e ti adoro. Grazie Signore, le mani alzate, con il cuore piegato, ti lode e ti adoro, ti ringrazio Signore, ti ringrazio Signore, ti ringrazio Signore. Adoro, ti ringrazio Signore. Alleluia. 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 Pace sulla la gioia. Pace, pace, pace a tutti voi. Gloria a Dio. Signore vi benedica anche i bambini, i ragazzi che sono qui. Diamo gloria al Signore. Qualcuno che vuole ringraziare il Signore, una preghiera, sentiamoci liberi, il culto deve essere libero. Amen. Non abbiamo uno schema noi. Prego. Amado Dio, Señor, voglio ringraziarti, Padre, perché anche oggi stiamo qui, Señor, per lodare il santo nome tuo, Señor, per tutto quello che tu hai fatto, che farai, che continui a fare nella nostra vita, Padre. Grazie perché tu ci guidi in ogni tempo, Señor. Grazie perché tu ci hai preso così, ci hai accettato tali come siamo ognuno di noi, Señor, nelle tue mani. Tu ci trasforma giorno a giorno e si porti di gloria in gloria e di vittoria in vittoria. Vogliamo mettere questo culto davanti a te, Signor, ogni pensiero, ogni preoccupazione, Signor, davanti al trono tuo della grazia, Padre. Uscire di questa casa rinnovati, Signor. Ogni parola che tu metterai nella bocca del pastore, Signor, prendela ognuno per ognuno di noi, Padre amado. De chi porterà il messaggio, Signor, uscire da questa casa edificati, come dice la tua parola. Prima edificare quelli della casa e dopo gli altri. Così usciamo tutti rinnovati per la tua parola, Padre amato. Se ognuno di noi faremo così, Padre amato, tutto cambierebbe, Padre, perché le parole sono per tutti e ognuno di noi, Signor, che tu ci vedi come ci vedi tu, non come ci vede l'uomo, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. 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 Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Qualcuno che vuole ringraziare il Signore? Sì, il microfono, prego. Sì,
Sì, Signore, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio in questo nuovo Alleluia. Giorno, Signore, perché solamente Tu sei degno di onore, di lode e di gloria, Signore. Solamente Tu, Signore, perché ogni giorno Ti prendi cura di noi, Signore, ci proteggi, ci guardi, ci benedici, Signore, ci stai davanti, di dietro, intorno, grazie, Signore, Cristo. Ci proteggi da tutti i mali, Signore, veramente. Grazie, Signore, perché il grazie possiamo darlo solamente a Te, Signore, nel nome Amen. Santo di Gesù, perché veramente, Signore, non c'è alcun Dio al di sopra di Te e nessun altro Dio gloria. Al di fuori di Te, Signore. Grazie per questa giornata, Signore, perché possiamo essere qui, Signore, insieme ai fratelli e alle sorelle, a lodarti, Signore, a benedirti, Signore. Il culto è solamente Tuo, Signore, Amen. Non c'è nessun altro Dio all'infuori di Te, Signore. Gloria. E per questo ti dico grazie di ogni cosa che Tu ci dai e ti benedico con tutto il mio cuore. Amen. Amen, 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 amen. Gloria a Dio. Grazie. Pace a tutti. Vogliamo ringraziare ancora il Signore questa mattina perché anche oggi ci ha dato un altro giorno in più per stare insieme a Lui, per ascoltare la Sua parola, che la Sua parola, che le Sue parole, Signore, toccano i nostri cuori. Benedice anche il nostro pastore che sta un po' giù di morale, anche un po' di peso, però piano piano si riprende, però il Signore lo guida. Benediciamo anche tutti i nostri fratelli e sorelle che sono Amen. Qui presenti e che Dio ci benedica nella giornata. Amen. 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 Grazie a voi, grazie a voi. Prego. Amen. Gloria a Dio, perché voglio ringraziare il Signore questa mattina perché siamo qui alla Sua presenza con un passo del libro di Isaia. Del capitolo 12, dal versetto 1. In quel giorno dirai: io ti lodo, Signore, infatti dopo esserti adirato con me la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza, è il mio cantico, egli è stato la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua delle fonti della salvezza e in quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. Salmeggiate al Signore perché ha fatto cose grandiose, siano esse note a tutta la terra. Abitanti di Sion, grida, esulta, poiché il Santo di Israele è grande in mezzo a te. A Dio sia la gloria per ogni cosa. Grazie, Amen. Gesù. Amen. Grazie. Io lode, grazie a te, Signore. E, grazie per tutto quello che ci dai, mi consenti di mi fai stare in salute, e ci fai superare tutti i problemi giornalieri. In particolare ti volevo pregare per il pastore. Ognuno di noi può avere dei momenti bui, dei momenti di sconforto, ma tu lo sai e sicuramente basta invocarti e chiamarti e sicuramente ci dai una mano. E io mi sono rivolto tantissime volte a te. La prima volta che mi sono rivolto a te ho risolto un problema molto molto grave che poi vi dirò in precedenza. Susseguizi nella mia frequenza qui. E mi ginocchiai un giorno e lo pregai e lì ho trovato veramente la salvezza. E ti prego per il pastore che sia, ho sentito l'amico fratello che è un po' giù, e va bene, tanto lo rivedremo abbastanza arzillo. A me. Ti chiedo questo, Signore, per il nostro pastore che è importante per noi. Importante sei tu, ma anche il pastore che ci insegna. Grazie, grazie. Amen. Sorella Patrizia, ho nominato, sì, Patrizia, sì, e fratello Enzo. Carlo, ecco, vedete, no, ma io sono sono famoso a sbagliare i nomi, quindi mi perdonerete, ecco, sì, prima che memorizzo ci vuole un po'.
Ma già quando ero giovane, ecco, quindi immaginate, è un problema vecchio. Pace sorella Margherita, pace, pace cara. Allora, cantiamo un altro cantico. Pace sorella Giulia. Siamo 162. Stanno arrivando altri credenti, siamo contenti. Numero? 162. 162. Sì. Grazie per la croce, grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, che grande amore, grazie mi donò. Soffrì per me, il suo sangue mi lavò, adesso so che Gesù mi liberò. Adoriamolo il Signore, adoriamolo, benediciamo il nome del Signore. Gloria a Dio, gloria a te Signore. Degno è l'agnello di lode, di gloria e d'onore. Benedetto sei Signore, benedetto sei Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Blessed King of Glory. Benedetto sei, Signore. Amen. 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 Sì, Signore. Sei grande, glorioso tu sei, prezioso. Prezioso il tuo nome, prezioso Gesù. Thank you, we put on the side of the line of dancing. Thank you, Jesus. Making a way for all the doors of the Lord. Thank you, Lord, for your healingness of our lives, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grazie, nella nostra gloria chiesa, a te, Signore. Vogliamo ringraziare. Amabile sei, Signore, amabile. Siamo perfetti davanti amabile, a te, Signore. A chi ce l'andremo? Tu hai parole di vita eterna. Grazie, gloria a Dio. Grazie, grazie Signore, Signore. Per il tuo cuidado, Signore. Grazie, Signore. Ancora qualche altra preghiera? Chi si sente di pregare, per favore? È un momento di adorazione questo, anche di domenica dobbiamo adorare il Signore. Gloria a Gesù, gloria a Dio, grazie Signore. Sorella Margherita, fratello Franco, puoi portare il microfono alla sorella Margherita laggiù, che ci prega, fa una preghiera per noi tutti. Gloria a Dio, grazie Signore Gesù. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, seguimos adorando, seguimos glorificando tu presencia. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, aleluya. Padre, nos da el privilegio de adorarte en espíritu y en verdad, porque verdaderos adoradores tú buscas que te adoren en espíritu y en verdad. Solo a ti debemos adorarte. Solo a ti, Señor, debemos glorificarte porque tú eres Dios grande y poderoso, digno de alabanza y adoración. Padre, que cada día haya un cántico nuevo, Señor, en nuestros labios para ti. Amén. En el nombre de Cristo. Padre, que tú sigas llenando nuestro vientre de tu palabra, Señor, para que por doquier llevemos esa palabra santa que es la tuya, mi Dios. Aleluya. Ayúdanos a practicar esa palabra amada, Dios amado. Ayúdanos a practicarla, no solamente escucharla, mi Señor, sino a vivirla por siempre, Padre Santo. Porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de estar en tu presencia, de estar en tu casa, Señor, de caminar, Señor, nos ha dado la oportunidad de que caminemos como Jesús, aleluya. Bendito es tu nombre para siempre. Que recordemos siempre, Señor, aleluya, que tu Hijo amado Jesús se dio por todos nosotros. Alabanza. Recibió lastigazo. Padre, se crucificó en una cruz por nuestros pecados. Fue maltratado Dios, aleluya. Padre, le pusieron una corona de espina. Amén. Y su sangre fue derramada por nosotros, Dios. Ayúdanos a recordar, Señor, que Él se entregó por todo, Padre amado. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por todo lo que tú haces en nosotros cada día. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, Señor, alabanza. Oh, Santísimo Dios, ayúdanos a mirar más allá de lo que podemos ver espiritualmente. Oh, Santísimo, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder y toda majestad. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde todos tenemos que fijar nuestras miradas hacia Jesús, mirando siempre al Eterno, aquel que viene por nosotros. Un día Él va a venir por cada uno de nosotros y todos tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos
a que su venida es por nosotros. Que no nos quedemos por cosas vanas de esta tierra, por cosas que son pasajeras. Cristo viene y quiere Amén. Salvar nuestras Amén. Almas. Amén. Dios le bendiga, Amén. Dios Aleluya. Le guarde. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sorella, io so che esagero, ricanti il cantico dell'altro giorno, mi è piaciuto tanto, perdonatemi se alcuni non l'hanno sentito, è spagnolo ma trasmette qualcosa di bello. Gloria. Lo puoi ricantare per favore, grazie. Gloria a Dios. Grazie. Alleluia. Grazie Signore. Yo soy un vaso que tú puedes llenar. Tu gracia me ha llevado a tu perfecta voluntad. Ya no deseo nada más, solo tu dulce presencia. Jesus. Estoy dispuesta a recibir tu gloria. No deseo nada más, solo tu dulce presencia. Estoy dispuesta a recibir tu gloria. Gloria a ti. Cae aquí como lluvia fresca. Algo fresco se oye, ha comenzado a descender tu gloria. Cae aquí como lluvia fresca. Fresca. Aleluya. Somos tu vaso que tú puedes Aleluya. Llenar. Tu gracia nos has llevado a tu perfecta voluntad. No deseamos nada más, solo tu dulce presencia. Amén. Estamos dispuestos a recibir. Sí, Signore, siamo disposti. Gloria. Tu gloria cae aquí como lluvia fresca. Cae aquí como lluvia fresca. Este momento es especial. Algo fresco se oye. Ha comenzado a descender tu gloria. Cae aquí como lluvia fresca. Cae aquí como lluvia fresca.
lluvia fresca. Gloria a Jesús. Gracias, aleluya. Gloria a Dios. A Dios el honor y la gloria. Sorella Margherita, Signore ti benedica. Anche se non abbiamo capito tutte le parole, ma è lo spirito che tocca il cuore. Gloria a tutti questi, amen. Gloria, e siamo disposti, il cantico dice più o meno, a dare spazio al Signore. Sì, amen, amen, amen. Questo è un giorno speciale, dice anche il cantico. Poi fratello Franco conosce benissimo la lingua, potrà dire qualcosa, ma Dio sia la gloria. Magari presto lo canterai in italiano. poi lo imparerai, tanto devi stare diversi anni qui. Gloria a Dio. Qualche altro che vuole lodare il Signore? Coraggio. Già diversi hanno ringraziato il Signore. Gloria a Dio, grazie Signore. Ti adoriamo Gesù. Giulì, dai, due parole di ringraziamento. Li sto chiamando io, va. Giulì. E poi la sorella. Gloria a Dio, alleluia. Benedito e lodato sia il nome di Gesù. Ringraziamo il Signore perché Lui è buono. Perché la sua misericordia, gloria a Dio, ci ha salvato. Benedito e lodato sia il nome da Gesù. Gloria a Dio. Le dicevo qui al Signore in preghiera in questa mattina, gloria a Dio. Signore, grazie perché mi ha chiamato, perché mi ha permesso, perché mi ha eletto, gloria a Dio, a essere, gloria al nome del Signore, del tuo revagno, gloria a Gesù. Amen. A essere, amen, gloria al nome da Gesù, una pecora del tuo prado, gloria al nome da Gesù. Già che tanta persona stanno sulla via, divagano, camminano per il mondo, gloria al nome da Gesù, e non hanno la opportunità, gloria al nome da Dio, che il Signore ci ha dato a te e ci ha dato a me. Benedito e lodato sia il nome, alleluia, del Signore. Per questo io ringrazio il Signore in questa ora, gloria a Dio, perché il Signore riconforta il nostro cuore ogni momento della nostra vita, gloria a Dio, perché Lui, gloria al nome da Gesù, si prende cura di noi. Amen. Perché il Signore ci guarda in ogni momento, gloria al Signore. Oh, perché il Signore ci guarda la nostra famiglia, gloria a Dio. Perché se abbiamo qualche problema, gloria a Gesù, vamo, gloria al nome del Signore, alla nostra stanza, o gloria al nome del Signore, o comunque sia, nos mettiamo in preghiera, gloria a Dio, e clamamo a Lui. Amen. Gloria al nome di Gesù, e possiamo vedere la sua mano, gloria al nome di Dio, come interviene al nostro favore. Grazie, è per questo che io ringrazio al Signore in questa mattina. Gloria al nome del Signore, perché ci l'abbiamo un Dio potente, un Dio reale, un Dio verdadero, gloria al nome di Gesù. Solamente dobbiamo avere la fiducia che verdaderamente, gloria al nome di Gesù, abbiamo a Dio, abbiamo un Dio potente, che per Lui nulla è impossibile, un Dio che poi tutto, gloria a Gesù. Che il Signore ci benedica. Gloria a Dio, amen. Possiamo dire amen a questa testimonianza, amen, a questa, amen, a questa esortazione della sorella Giulia. A Dio sia la gloria. Sorella Joy, sei rimasta soltanto tu a dire due parole di ringraziamento. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie a Dio per tutte le cose che ha fatto a me, anche a mia famiglia, anche a tutti noi qua. Grazie a Dio per tutti i giorni, tutti i mesi, tutte le settimane, per ogni cosa che ha fatto. Grazie a Dio per il suo coraggio, per la sua forza, per ogni giorno. Anche in questo momento un po' difficile, però grazie a Dio per ogni cosa che ha fatto per noi. Amen. Amen. Ho un canzone di canto, 101. 101. Gloria a Dio.
presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo benedetto il nome del Signore, gloria a Dio. Non vogliamo stancarci, anche per il tempo e quello che è. Abbiamo acceso i condizionatori, ma fanno fatica perché è caldo. Condizionano poco, sì. Allora, questa mattina, per me, quando mi sono svegliato, era una grande gioia. Dopo un po' di mesi, qualche mese, che è mancato il fratello François Franco, ieri abbiamo parlato un pochino, e i problemi non mancano a nessuno, però abbiamo il Signore, ma amen. Una cosa certamente possiamo fare, se me lo permetti, non dico nome, non dico niente, né riferimenti, no. Però ha fatto delle analisi e sta facendo delle analisi molto approfondite, e sembra che ci sia qualcosa, non parlo di tumore, ma qualcosa un po' così. Vogliamo pregare per lui, gloria a Dio, è vero? Ha sempre spesso mal di testa, quasi tutto il giorno. Voglia il Signore intervenire anche su di lui. Amen. Amen. Vieni, caro mio. Adesso tocca a te, va. Vieni. Lo sai che ti voglio bene, sì? O lo scopri stamattina? Vieni, va giù, si vede le gambe qua. Pace a tutti, che Dio ci benedica insieme. Calda. Come ha detto il fratello Giuseppe, è qualche mese che manchiamo per vari motivi, viaggi, inviti un po' da tante parti e poi anche situazioni familiari particolari. Rimbomba un po', Giuseppe, si sente un così. Se lo puoi abbassare un pochino, penso che va bene.
che si sente un rimbombo proprio qui dietro. E, come diceva il fratello Giuseppe, a nessuno mancano i problemi e penso che ogni famiglia qui ne può dire, eh? Facciamo l'elenco stamattina, io penso che va meglio. Penso che nessuno di noi sia esente dai problemi più o meno gravi, chi di salute, chi spirituali, chi economici, quanti problemi. Ma non so se lo sapete, ma un certo giorno un certo signore dal cielo ha mandato il suo unico figlio, unico, non ne aveva altri, ha mandato il suo unico figlio per caricarsi di tutti questi problemi e se li è caricati veramente. Non ha fatto finta di morire, ma tanto poi risuscita. No, no. Sapete, qualcuno dice che tanto Gesù sapeva che poi risuscitava, quindi a cuor leggero è andato su quella croce. Non penso proprio. Anche perché Dio non può morire. E lo ripeto, Dio non può morire. Dio non è un uomo, lui non sa cos'è la morte, perché è Dio e Gesù è Dio. Quindi tutti questi problemi se li ha caricati sulle spalle e proprio questa mattina io, forse ispirato dallo Spirito Santo, ma penso che questa mattina il capitolo 53 di Isaia viene proprio nel momento giusto. Tutti conosciamo il capitolo 53 di Isaia, qualcuno lo ha chiamato il quinto Evangelo, perché anche agli occhi di un cieco è evidente che in questo capitolo si parla di Gesù. Sapete, anche in Israele, che è sempre il popolo eletto da Dio, si comincia a capire che il Messia è già venuto 2000 anni fa. E vi posso assicurare che c'è un grandissimo movimento in Israele con più di 500.000 ebrei convertiti che hanno accettato Gesù come personale salvatore. Certamente hanno la loro tradizione ebraica, ma hanno finalmente riconosciuto che Gesù è il Messia. E siamo su quella strada, eh? Non è che perché gli ebrei sono il popolo di Dio e quindi eletti da Dio non debbano riconoscere Gesù, ma anche noi che facciamo parte di quell'altro rebagno, come ha detto la sorella, che vuol dire ovile, cioè c'è un ovile principale che è quello di Israele, ma c'è un altro ovile della quale facciamo parte noi, che siamo stati acquistati con il sangue di Gesù Cristo, eletti, eredi e coeredi di Cristo. E questo è chiaro ed evidente, non lo dico io, non lo scopro io, perché la parola di Dio è molto chiara. Ma vogliamo leggere il capitolo 53 di Isaia. Chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con il patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia,
era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori che quelli di cui si è caricato. E noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre, le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Alleluia. E per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore. Eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via. E l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse la bocca. Come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca, dall'oppressione e dal giudizio fu portato via. E fra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a motivo delle trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato corricco. Amen. Perché non aveva commesso violenze né si era trovata frode nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Alleluia. Per sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso alla morte. Perché ha dato se stesso alla morte ed è annoverato fra i trasgressori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Gloria. Alleluia. Questo capitolo di Isaia nella Torah ebraica è stato omesso, cioè c'è, ma non lo leggono. Non lo leggono. E quando tu parli con un fratello ebraico, ebreo, non riesce a riconoscere in queste parole la figura di Gesù. Riesce a riconoscere un Messia, naturalmente, il Messia, colui che doveva venire per salvare il suo popolo, ma non riconoscono Gesù come Messia. Molti non lo riconoscono. Ma quando cominci a dire a questa persona: sei sicuro di essere salvato dai tuoi peccati? Sei sicuro dell'eredità del cielo? Sei sicuro che un giorno andrai col Signore a vederlo faccia a faccia? E lì cominciano a cambiare le cose, perché la certezza non la dà seguire le indicazioni per filo e per segno, non la dà quello, ma la dà credere in Gesù venuto per offrire la sua vita in sacrificio per molti. Questa è l'unica via
che Dio ha dato all'uomo per essere salvato. Puoi seguire tutte le regole umane che vuoi. Da quando sei piccolo fino a quando muori, puoi seguirle tutte per filo e per segno, ma sicuramente qualcosa te la perderai per strada. Sicuramente non potrai dire io sono giusto e quindi mi merito di andare col Signore, perché non c'è nessun merito in noi. Il merito, tra virgolette, il merito se l'è acquistato Gesù. Per me e per te. Giuseppe, ti puoi sedere là? Mi sta venendo il torcicollo un'altra volta. Se no, anche qua. E così mi copri la sorella colombiana, scusa, eh? Dominicana, ok. Qualcuno mi ha detto Colombia. Ok. Molto vicino. Questo merito se l'è acquistato Gesù salendo volontariamente su quella croce. Gesù ha detto: voi non mi togliete la vita, io la do volontariamente. Ma non perché sapeva che l'avrebbe ripresa dopo, ma per salvare me e te dalla perdizione eterna. Lo sapevi? Lo sapevi che era per questo motivo che Gesù si è immolato per te e per me? Per salvare me e te da quella perdizione. Tutti i peccati del mondo sono caduti su di Lui. Tanto è che nell'ultimo momento e respiro della sua vita Gesù ha detto: Padre, perché mi hai abbandonato? Perché ha sentito la separazione tra lui e il suo padre. Ma nonostante questo ha detto: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Anche nell'ultimo momento del suo respiro ha pensato a te e a me, a perdonarci perché non sappiamo quello che facciamo. Se c'è qualcuno che pensa di essere molto intelligente, che sa quello che fa, sappi che c'è stato solo uno e c'è solo uno che sa quello che fa, e questo si chiama Gesù. Gesù è venuto per i suoi, per il suo popolo, per salvare le pecore perdute. Io mi ritengo una pecora perduta ritrovata, che Gesù è venuto a ripescare nell'ovile del mondo e riportare nel suo ovile. Se tu ti ritieni soddisfatto della tua vita, questo messaggio non è per te. Se invece ti ritieni una pecora perduta in questo mondo, se non sei felice, se non trovi pace nel tuo cuore, se pensi che tutto sia inutile, questo messaggio è per te questa mattina. Non è possibile abbandonare questa realtà, impossibile. Non possiamo farne a meno. Siamo costretti a parlare di questo, perché è impossibile non parlare della salvezza di Cristo Gesù, perché l'abbiamo ricevuta un giorno, perché eravamo come quelle pecore perdute, in pericolo, dove il pericolo era qualsiasi persona intorno a noi che ci poteva fare del male, tradirci, giudicarci per quello che siamo, per quello che facciamo. Invece Gesù è venuto e non ci ha giudicato, ci ha perdonato. E questa mattina lo vuole fare anche con te, ti vuole perdonare. Ma tu mi puoi dire: ma il mio peccato è troppo grande. Che cosa abbiamo letto questa mattina? Gesù si è caricato di tutti i peccati, è stato trattato come un malfattore, ma non lo era.
È stato trattato come un ladro, ma non lo era. Ha chiuso la sua bocca e non ha risposto a nessuna accusa, ma l'ha fatto per te e per me, per liberarci dal peso di quel grande peccato che pensiamo che non possa essere perdonato. Il peccato che ci circonda così facilmente, Gesù lo ha sconfitto su quella croce. Io lo chiamo peccato, qualcuno lo chiama in un'altra maniera, ma queste sono le parole che Dio usa, il peccato, perché è sempre lo stesso, il peccato originale, quello che ci ha fatto allontanare da Dio. È così, sorella, vero? È così. E quando la sorella cantava e diceva: Signore, manda una pioggia fresca in questo luogo, qui, questo cantava la sorella, in questa mattina questa parola deve essere come una pioggia fresca che rinfresca l'anima tua e che cambia il tuo cuore una volta per sempre. E non c'è e non ci sarà mai nessuno che ti potrà rapire dalla mano di Dio. Nessuno lo potrà fare. Perché? Perché Gesù ha già pagato quel prezzo che tu non potevi pagare per il tuo peccato. Io non so quello che pensate voi quando condannano un delinquente che ha ucciso qualcuno. Giustamente lo condannano. Ma questo delinquente dice: non mi pento di quello che ho fatto. Forse aveva le sue ragioni per uccidere qualcuno. Questa mattina non fare come quel delinquente. Ravvediamoci e pentiamoci di quello che abbiamo fatto, qualsiasi cosa sia. Il Dio ci può perdonare di qualsiasi trasgressione, perché davanti a Dio non ce n'è nessuno che sia santo, uno solo, Gesù Cristo, il Figlio suo, l'unico santo che ha calcato questa terra, che ha camminato su questa terra e che è venuto per salvare me e te. Penso che il messaggio della salvezza sia sempre attuale. E a volte sono stanco di tanti messaggi che vogliono essere molto molto intelligenti e andare a fondo nella parola. Sì, mi sta bene, ma il messaggio della salvezza è sempre, sempre, sempre attuale, attuale. La salvezza è quella che cambia la tua condizione. Ti senti salvato questa mattina? Che cosa vuol dire salvato? Ti senti fiducioso che Dio ti può salvare, ti può aiutare nella tua condizione? Pensate a quanti naufragi ci sono stati, più famoso il Titanic, oppure il meno famoso, ma famoso per me, quando Gesù era nella barca con i suoi discepoli in mezzo alla tempesta e Gesù dormiva tranquillo e i discepoli erano preoccupati che sarebbero affondati, invece Gesù riposava tranquillo. Ma è molto bello quando i discepoli si rivolgono a Gesù mentre dormiva e gli dicono: non ti preoccupi per noi? Stiamo affondando, e Gesù sgrida la tempesta e quella barca è calma. Questa mattina Gesù vuole sgridare la tempesta che c'è nella tua vita, nel nome di Dio la vuole sgridare, vuole cambiare la tua situazione. La tua barca non affonderà. Abbracciati a Gesù,
senti il suo abbraccio che ti prende e ti avvolge, perché è un abbraccio di amore e non verrà mai meno questo abbraccio. La tua barca non affonderà questa mattina, perché Gesù è nella tua barca, perché Lui si sta prendendo cura e sta chiudendo tutti i buchi che ci sono, le falle che ci sono in questa barca, e li sta chiudendo uno a uno, e Lui è al timone e guida la tua barca. Non temere, non aver timore. Stamattina abbiamo detto che Dio non viene mai a caso. Io so che molti stanno soffrendo per problemi fisici, ma anche molti problemi economici. Non è un momento facile per nessuno. Come avete visto, questo mondo non fa altro che aggiungere problema su problema, e non li voglio elencare. E di due giorni fa Israele sta ricevendo, sta come si dice in italiano adesso, ecco, è sotto attacco, mi veniva in spagnolo, perdon, è sotto attacco, più di 150 missili sono stati lanciati contro Israele. Il mondo non trova mai pace, perché pensa che facendo la guerra ottiene la pace. Ma secondo voi non c'è una contraddizione in questi due termini, guerra e pace? Come si fa a ottenere la pace facendo la guerra? No, non credo che funziona così, ma la pace si ottiene andando ai piedi di Cristo. L'unica vera pace che puoi ottenere nella tua vita è quella di andare ai suoi piedi. Non ti preoccupare del mondo intorno a te che va come va. Perché l'abbiamo visto, perché dopo 2 anni e mezzo di pandemia qualcuno ha avuto il coraggio di cominciare una guerra, adesso ne stanno cominciando un'altra, ma l'uomo è così, e Gesù lo sapeva, Gesù l'ha sempre saputo, che solo attraverso il suo sacrificio la vita delle persone può cambiare. Qualcuno mi dice: ma come faccio a guarire dalla depressione? Accetta Gesù. Come faccio a risolvere questo problema? Accetta Gesù. È tanto semplice. Ma come faccio ad accettare Gesù? Apri la tua bocca e confessalo. Gesù, salvami. Quanto è difficile? Non è difficile. Che cos'è che ti frena? Che cos'è che ti fa tirare indietro e di dire queste due parole, Gesù salvami, ma con tutto il cuore, attenzione, no a litania, ripetendo sempre Gesù salva, Gesù non ti salva in questa maniera. Ma se tu vai al Signore con tutto il cuore e ti ravvedi, e lo accetti come personale salvatore, Lui ti salverà. Adesso e per sempre. Non per 5 minuti o per un anno, per sempre. Anche dopo morto sarai salvato. Caro fratello Giuseppe, caro pastore, questa mattina penso che tutti i pensieri sono dedicati a te, perché sappiamo che i pastori portano un grande peso, vero fratelli? Perché vedono le anime intorno a noi che soffrono, e anche loro soffrono, anche noi soffriamo per qualcuno che sta vicino a noi e non si decide mai ad accettare Gesù come personale salvatore. Vorremmo che tutto il mondo fosse salvato così, ma non è possibile, e quindi soffriamo per chi ha un figlio lontano, soffriamo per chi ha una mamma all'ospedale, soffriamo per chi sta dimagrendo a vista d'occhio, soffriamo per quelli che soffrono.
ma perché questo sentimento ce l'ha messo Gesù nel cuore, che lui in questo capitolo 53 si è caricato di tutte le sofferenze del mondo, ma ci ha reso sensibili alla sofferenza. Scusate. C'è un bellissimo verso che dice, scusate, c'è un bellissimo verso che dice: rinnega te stesso e servimi, nieghese a sì mismo e sirvami. Così ha detto Gesù. Vuoi servire Gesù con tutto il cuore? Nega te stesso. Che vuol dire negare se stessi? Non preoccuparsi più dei problemi della vita, ma servirlo con tutto il cuore. Correre quando lui ti chiama. Correre di giorno e di notte quando qualcuno ha bisogno. Gesù ha detto: i poveri li avrete sempre con voi, ma io me ne vado al Padre e vi vado a preparare un luogo dove staremo insieme per tutta l'eternità con Gesù. Tutte queste promesse sono sì ed amen, non sono forse lo farà, lo ha già fatto. La sorella durante la preghiera ha detto alcune cose, ma la cosa più importante che ha detto è: Signore, tienici fermi, le tue promesse sono fedeli, le tue promesse, quelle che tu hai fatto, non si possono cancellare, perché lui è fedele, sempre fedele, sempre fedele, non cambia la sua parola, nunca, mai. Non cambia mai la sua parola. Quello che lui dice è sì e amen. Quanto tempo ho? Un altro paio d'ore almeno. Scherzo, scherzo. Mia moglie ha già detto no. Penso che questa mattina siamo venuti desiderosi di ricevere qualcosa dal Signore, ma come sempre il Signore ci ama, però ci riprende anche, perché è giusto che ci riprenda, perché non è che siamo perfetti, non è che siamo a posto, ma in questa mattina, se qualcuno è lontano da Dio e ancora non lo ha accettato come personale salvatore, questo è il momento giusto per farlo. Accettalo come personale salvatore e confessalo con la tua bocca. E se questa mattina sei venuto in questa chiesa, anche se sei un credente, ma sei venuto con tanti pesi nel tuo cuore, lasciali ai piedi della croce questi pesi, non te li riportare a casa. Lo dico sempre, non tornare a casa così come sei venuto. Ritorna liberato, alleggerito di tutto il peso che porti ogni giorno, perché Gesù lo conosce quel peso. Lo conosce molto bene. E se lui non ci ha abbandonato tutti questi anni, non lo farà adesso, non lo farà adesso. Fratelli, non ci preoccupiamo se siamo 10, 15 o siamo anche solo 2, perché dovunque 2 o 3 sono radunati, Gesù è in mezzo a loro. Non ci preoccupiamo se la chiesa è una piccola chiesa, ma al Signore è piaciuto così. Una piccola gregge, dice. Vero? Siamo milioni nel mondo che abbiamo accettato Gesù come personale salvatore,
ma a volte ci sentiamo un po' soli, è vero? Come se fossimo i soli ancora, come i profeti che profetizzavano a Israele e addirittura li uccidevano. Ma Dio non abbandona nessuno, non ti sentire solo, non sei solo, non siamo soli, non lo saremo mai perché Gesù è nella nostra vita, lo abbiamo invitato a stare nella nostra vita. Quindi, fratelli e sorelle, come ha detto la sorella nella preghiera, santifichiamo la nostra vita, perché Gesù sta per tornare, Cristo viene, Cristo viene, Cristo ritorna. Facciamoci trovare pronti. È vero che non è facile, qualcuno mi verrà a dire, ma fratello, ma quanto parli bene? Beh. Sapete, anche Gesù ha ricevuto tanti giudizi, anche dai suoi discepoli, Attenzione. I suoi discepoli, fino a quando sono stati con lui 3 anni e mezzo, insomma, non è che hanno camminato proprio benissimo, finché non hanno imparato a camminare con Gesù. Gesù è dovuto morire, è dovuto risuscitare, si è dovuto presentare di nuovo a loro e finalmente hanno capito il suo messaggio. Quante volte Gesù deve tornare nella nostra vita e farci capire il suo messaggio? Quante volte ci deve riprendere sempre per la stessa cosa? Quante volte lo deve fare? Lui lo farà sempre, ma noi cerchiamo di eliminare un po' di difetti, e quando faremo questo, il profumo di Cristo emanerà da noi. Come fa il profumo di Cristo a emanare da una persona? Sapete quel verso che dice: si vedeva che erano stati con Gesù. Fratelli, torniamo a casa e che la gente veda che siamo stati con Gesù, che siamo stati con Lui e che siamo con Lui, e che dalle nostre parole, dai nostri gesti anche, da come camminiamo e ci muoviamo, che traspaia Gesù e il suo messaggio, che è un messaggio di salvezza eterna. Abbiamo tanto da farci perdonare, vero fratelli? Tanto. Ognuno di noi, in questa chiesa in particolare, ci sono un paio di famiglie che hanno dei problemi con i figli. E non faccio nomi. Preghiamo che il Signore intervenga e metta la sua mano su queste situazioni, perché sappiamo che non è facile. Sappiamo che non è facile. Signore, dai la forza a queste persone di andare avanti, di sopportare così come tu hai sopportato la croce per noi. Sapete, a me non piace il Vangelo gridato, ma a me piace quando Gesù viene con la sua dolce voce e ti dice: io ti amo. Con una voce sommessa, delicata, così come farebbe un padre con un figlio o una mamma con un figlio, così fa Gesù con noi. Io ti amo di un amore eterno e non ti abbandonerò mai. Alleluia, alleluia, Jesus. Siamo stati lontano un paio di mesi per vari motivi, sia familiari che di miei impegni.
Ringraziando Dio ho avuto l'opportunità di visitare la Terra Santa, Israele. Questo è stato all'inizio di giugno, ma ho fatto un'esperienza meravigliosa, non solo perché ho visitato la terra del nostro Signore, ma perché lì sono successe tante cose. Ma la cosa più grande che è successa è che mi sono ricordato che Gesù mi ha tirato fuori dal fango e mi ha aspettato tutta la vita fino a che sono arrivato alla sua casa. Fino a che sono ritornato alla sua casa. Gesù ti sta aspettando che ritorni a casa. Gesù ti sta aspettando che ritorni a casa. Che ritorni a casa. Non andare più in giro in questo mondo perduto. Torna a casa. Torna da Gesù, torna dal Padre che ti sta aspettando a braccia aperte. Torna. Torna nel suo ovile. Non essere più una pecora perduta, smarrita, in pericolo in questo mondo. Torna a casa, alla sua casa. La sua casa è una casa santa, santificata. Non c'è più la divisione. Gesù è la sua porta. Questo tempio che Dio ha innalzato sulla terra, in questo tempio possiamo entrare tramite Gesù, che è la sua porta. Gesù l'ha detto: io sono la porta, chiunque bussa io aprirò e io cenerò con lui e lui con me. Torna alla casa del Padre che ti sta aspettando a braccia aperte. Ogni cosa è fatta, ogni cosa è compiuta. Non c'è più bisogno che ti disperi per la tua situazione. Torna a casa. Torna a casa. Alleluia, Gesù. Siamo in piedi per favore, grazie. Gloria a Dio. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù. Signore, ti ringraziamo per la croce. Ti ringraziamo per il sacrificio che tu hai fatto per tutti noi. Mentre noi eravamo lontani e senza speranza, tu sei morto per noi. E ricordaci per lo Spirito Santo ogni momento questo sacrificio. La gente magari se lo porta al collo oppure ce l'ha su dei muri, ma non sa il vero grande significato della croce. Ma noi questa mattina ti ringraziamo perché il Figlio di Dio ha dato la sua vita per noi, fino all'ultima goccia di sangue. Perché? Perché noi eravamo bravi, eravamo buoni? No, perché ci ha amati prima della fondazione del mondo. E noi ti ringraziamo, Signore. Sì, vogliamo tutti tornare a casa, anche se magari siamo dentro, ma vogliamo rimanere, accomodarci dentro la casa di Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Accompagnaci alle nostre case. Grazie per ogni cosa questa mattina e noi ti diamo lode e gloria in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.
Amen, amen, amen. Venite che cantiamo un cantico, raccogliamo l'offerta. Come sapete stiamo facendo uno sforzo, ci stiamo dando da fare di più, abbiamo avuto delle spese extra, ma piano piano il Signore ci sta aiutando. Ecco, vogliamo offrire al Signore con tutto il cuore. Io non prendo soldi, lo dico subito, per me non c'è nulla, è tutto per la casa del Signore, amen. Qui c'è il cassiere, sa che io non prendo, nessuno prende nulla. A Dio sia la gloria. Un cantico? Cantiamo 25. Alleluia, ci siete? Siete un po' stanchi, Gesù, un pochino? Gesù, Gesù, nome prezioso per me, mi sento vicino, mio re, non posso fare a meno di te. La mia vita ti offro, la mia piccola fede, il mio cuore è pronto a servirmi, Signore. Ci benedica, preghiamo gli uni per gli altri. Andate via subito perché so che è una giornata calda. La preghiera d'intercessione, quindi io intercedo, faccio l'esempio per la sorella Margherita e lei per me. È una delle più belle preghiere, intercedere per gli altri, perché mentre noi preghiamo per gli altri il Signore benedice noi, è vero? Alleluia. Allora impariamo questo perché è importante, perché è urgente oggi, i problemi sono tanti.
Fratello François, grazie. Claudia, grazie. Dio vi benedica. E poi ci organizzeremo agosto, non so come sarà. Vediamo un po' come andrà. Va bene. A noi domani la preghiera, chi può venire, un'oretta di preghiera non ci fa male, siamo qui insieme, d'accordo? Signore, accompagnaci alle nostre case, rimani con noi, la tua benedizione sia su ciascuno di noi, i nostri bambini qui che sono per qui presenti. Grazie anche per fratello François, la sorella Claudia, benedicili grandemente, grandemente. Sì, guarisci. Se c'è qualcosa, il fratello Franco, guariscilo nel nome di Gesù Cristo stamattina. Nel nome di Gesù, qualche cosa se c'è eventualmente, nel nome di Gesù, possa scomparire nel nome, sangue di Gesù Cristo. Grazie nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Pace a tutti, pace, 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 pace. Signore vi benedica a coloro che ci hanno seguiti, abbiamo sempre tanti che ci seguono, centinaia e centinaia, pace a voi.